Sapete chi ha fatto un endorsement per Giannino dicendo che è un giornalista che apprezza molto, un personaggio che apprezza molto? Beh, non ve l'aspettate, magari non l'avete letto. C'è stata un'intervista di 2 giorni fa al Fatto sì. Quotidiano. Incredibile dictu, incredibile a dirsi, è stato incoronato Giannino da Fabrizio Corona. Ciao Fabrizio, buonasera. Come va? Bene, tu? Bene, benissimo. Ma com'è che ti piace Oscar? È tutto finito. Non l'ho incoronato. Come no? Ho solo fatto un apprezzamento alle sue dichiarazioni, alla battaglia che sta facendo. Ma la segui questa battaglia dunque? Ciò vuol dire che stai seguendo questa battaglia? No, leggo i giornali e ascolto la radio, anche se può sembrare strano ad alcuni ascoltatori, sono uno che legge quasi tutti i giornali e che ascolta le radio dei programmi importanti. Cioè, non ti occupi solo di cazzate, delle cosiddette cazzate, insomma, no? Non mi sono mai occupato delle cosiddette cazzate, con le cazzate ci ho fatto i soldi, che è diverso. Ecco, ad esempio, vedi Giuseppe, ciao sì. Corona, ciao Corona, sono Parenzo. Abbiamo invitato un mostro. Ma perché un mostro? Ma chi te l'ha detto? Fammelo dire che voglio dire questo concetto. È l'esempio, abbiamo cerca di farlo capire bene, sto con tu che le ragioni un po' complicate. Parliamo senza urlare, con tranquillità, però parliamo. Sì, aspetta, Fabrizio, fai parlare Parenzo. Tu, Fabrizio, hai sapientemente costruito in una fase della tua vita, in mezzo agli scandali, ai casini che hai combinato, alle cazzate che hai fatto, e spero che tu ne esca pulito, ma ti sei creato la fama del mostro e hai venduto, quando facevi le apparizioni televisive, la tua immagine di mostro. Questo hai fatto in modo sapiente, cinico e tremendamente disincantato. Noi oggi alla Zanzara, a Cruciani, senza pagare una lira per fortuna, abbiamo invitato un mostro. No, perché sai che oggi Fabrizio c'è questa polemica su Schettino, pagato 57.000 euro, 55.000 euro. Ma è giusto, è giusto pagare per queste interviste? Sì, immagino, no? Sì, pagare per queste interviste è giusto, per un semplice motivo, perché oggi la cronaca ha preso il posto del mondo del gossip. È un programma che oggi ha Schettino in televisione, aumenta almeno, purtroppo, per gli spettatori un 10-15% di share. Vuol dire che aumenta lo share e quindi cresce la pubblicità, si incassa di più, e per far crescere lo share, aumentare la pubblicità, in questo momento piacciono queste cose ed è giusto che si paghi Schettino. Ma tu quante volte ti sei fatto pagare in televisione? Tante? Sempre. Sempre? Ogni volta che vai ti fai pagare? Assolutamente, io mi faccio pagare sempre per tutto. Ma alla radio no, qui no, a meno che non vuoi... Ma oggi qua mi interessa, non ho niente da vendere. Quello che ho dichiarato l'ho dichiarato perché mi serve, però fa tutta promozione. Dunque, ogni volta... Citavi l'articolo del giornale, la cosa importante non è il pagamento di Schettino. Nell'editoriale, in prima pagina sul giornale, c'è scritto che non si condanna l'immoralità. Io oggi sono condannato per essere immorale, ma la legge non dice che si condanna l'immoralità. A proposito, ho letto da qualche parte che hai fatto tardi in albergo a Lignano e dunque sei stato denunciato. Potresti dunque, ricordiamo a tutti che tu hai questo provvedimento, essendo tra virgolette pericoloso per la sicurezza e per la pubblica moralità, dovresti rientrare a casa alle 21, non uscire prima delle 7, tranne permessi, eccetera, eccetera. Ma che hai combinato? L'ennesima cazzata, purtroppo tua o degli altri? No, l'ennesima cazzata degli altri. Purtroppo, da quando c'è l'informazione mediatica via web, se io oggi in questo momento pubblico che è morto sul mio sito, è morto Cruciani, vabbè, se tu non sei così famoso come sono io, non è una mancanza di rispetto, però sai, tutti no, ma siti, è così. Okay, bene. Tutti i siti, se fossi molto più famoso, tutti i siti, tutti i telegiornali e magari i quotidiani pubblicherebbero è morto Cruciani. Tra poco ti supererò, fra qualche anno ti supererò, però questo, per adesso è così. Se ti fidanzi con la D'Urso diventi più famoso di me. No, questo è da escludere, questa cosa della D'Urso, te lo posso dare per certo, nonostante quello che pensi tu. Purtroppo funziona così, Cioè mi devo fidanzare con la D'Urso per diventare famosissimo? O con la D'Urso, oppure devi fare un'operazione mediatica, non so, magari fai che la Huntinger si sposa con Trussardi, poi facciamo il bacio dopo un mese di matrimonio, allora ritorni ad essere famoso. Ma quante cose hai fatto di questo tipo? Tutte cose. Fino al 2007 ogni servizio che stavo pubblicato era mio, adesso un po' meno. Ma era tutto costruito, spesso era tutto costruito, fatto apposta. No, diciamo che noi avevamo l'intuizione del sangue, oppure mettevamo le persone giuste al momento giusto. Senti una cosa, ma io non ho capito se te... Hai fatto una domanda, fammi rispondere. Sì. È assolutamente una cazzata. Appunto, quello ti stavo dicendo. Quello. In albergo all'1:15 ho fatto il check-in in albergo dimostrabile, e che la polizia è arrivata all'1:30, mi ha trovato in camera mentre dormivo, gli ho aperto e gli ho detto buonasera, ho firmato. Quindi chi dice che sono stato denunciato è una cazzata, perché non sono stato denunciato. Ero regolarmente in camera. Beh, guarda che lo dice Lanza, prenditela con Lanza pure, denunciato oggi, Fabrizio Corona. Oggi. L'informazione giornalistica non esiste. Falsato. Se Lanza dice, ok, Lanza è andato a... No, ma io non ho detto che ha fatto bene Lanza. Faccio un esempio, parliamo di giornalismo. Lanza che cos'è?
E che è un'agenzia, cioè un tizio no, che si occupa di... è la prima agenzia giornalistica in Italia, sì. Certo. Bene. Allora, se Lancia scrive che Corona è stato denunciato, deve avere una copia della denuncia di Corona, no? Sì, probabilmente, sì, certo, per avere la certezza, sì, io ho fatto bene, allora io cosa faccio? Adesso telefono a Lancia e dice, sai che c'è di querelo? Perché voi avete scritto che sono stato denunciato? Ce l'avete la denuncia? No. Nel titolo c'era scritto, sentito il portiere della questura di Udine denuncerà Corona alla procura per violazione delle prescrizioni della sorveglianza. È uguale. Senti, ma insomma, uguale, come ti sta sta sorveglianza speciale? Come ti senti in sorveglianza speciale? Al di là del caso singolo di cui non ce ne frega niente. Come ti senti in questa situazione da recluso fino alle 21, tu che vivi la notte spesso? Un leone in gabbia. Un leone in gabbia? Sì. Ma quanto durerà sta cosa? Purtroppo nostra cosa, poi da questa cosa se ne aggiunge un'altra, se ne aggiunge un'altra. Lo so, che diciamo potrebbero arrivare in Cassazione delle condanne che hai, ma hai paura di finire in carcere a lungo? Assolutamente, non è che ho paura, ho il pensiero di finire in carcere. Ma il terrore o il pensiero? Il pensiero. Il pensiero, il terrore no, tu qualche volta nella tua vita paura avrai, no? No, ho paura soltanto dell'anestesia totale. Come? Che vuol dire dell'anestesia totale? Sai quando uno va a farsi un'operazione? Sì, come no, certo. Io l'unica cosa che ho paura nella mia vita è l'anestesia totale. Perché non ho il controllo della mia testa, del mio corpo, e perché mi addormentano. Nelle altre cose ho il controllo di me stesso. Senti, ma Berlusconi quante volte lo vedi? Se lo vedi? Poche. Beh, nell'ultimo periodo no, perché magari è più difficile spostarsi per te. Ma l'ho visto, ci siamo incontrati, ma è una persona che stimo, l'ho detto anche al fatto, imprenditorialmente è una persona che stimo molto. Ma quando vi incontrate di che parlate? No, per curiosità. Di lavoro. Di lavoro, cioè di come che? Lavoro? E che fa? Mica che lavoro è? Scusa, per esempio, facciamo una domanda intelligente a Parenzi. Perché mi ha fatto questa domanda? Che lavoro faccio io? Beh, sì, tu sì, fai l'organizzatore, domanda a Parenzi. Fai un sacco di cose. Facciamo un'altra domanda a Parenzi. Io lavoro? Ma cioè, lavorerai, certo lavorerai, lavori. Sì. Okay. Non so, magari avete visto che faccio anche un programma, ho fatto un programma numero zero che rifarò a settembre, che si chiama Libertà di Parola, che è un vecchio a bocca per telefonare, l'avete visto? No. No. No, allora non visto. E allora vuol dire che non leggete. Ma fai tante cose, io lo so che è fai tante cose. È difficile stare di dire, no, leggete i giornali e uno si informa. Siccome faccio tante attività giornalistiche, lavorative, discutiamo di quello, perché lui è un imprenditore e sa quali sono le persone giuste. No, lui fa politica adesso, non fa l'imprenditore, veramente. No, ma che c'entra? Fa anche l'imprenditore. Parenzo, non essere su, dai, su. La politica praticamente non la fa più. Adesso deve gestire le situazioni problematiche che c'ha. Il Milan, Mediaset, Publitalia, la Mondadori, va avanti. Ormai è marginale. Come, è interessante, però, la politica ormai è marginale, no? Fabrizio, è marginale la politica di Berlusconi? No, per adesso no. Tornerà in politica, io ve l'ho detto. Secondo me sono sicuro. Tornerà in politica e vincerà le elezioni. Ah, vincerà le elezioni, eh? Sì. Ma tu lo voteresti ancora? Io lo voterei, certo non voterei Bersani, Grillo, Fini o Bossi. Giannino sì, io sono grande tifoso di Giannino. Io voterei Giannino, io ho visto una foto bellissima di Giannino su, dov'è, la Panorama? Oggi forse, no, oggi, secondo no, me oggi. Oggi, era bellissimo, elegantissimo e penso che ci possa rappresentare. Ma hai visto una lista con Roma? No, tra l'altro tu... L'unica cosa è che puzza di fumo. Beh, perché fuma, che ne sai tu, sì, scusami. Il sigaro è marcio, c'è sempre questa puzza di sigaro da vecchio, tipo da gatto, sai, gatti. Anche Cruciani fuma il sigaro. Anch'io fumo il sigaro, però devo dire che Giannino... Cruciani c'ha il fascino del capello lungo, si mette il profumo, è diverso. Ma che ne sai, mi metto il profumo. È convinto che sono anche bisessuale, Corona, no? Cose da pazzi. Ma mai delle foto? Tutti gli uomini belli che si curano, che piacciono, comunque una volta che hanno avuto tante donne diventano metrosexual o bisessuali, perché poi non si accontentano. Tu lo sapevi questa cosa del metro? Metrosexual? Io l'ho scoperta da poco, lo so, sono ignorante, lo so. Ma tu sei un po' metrosexual, Cruciani, lo sai. Dici? Assolutamente. Ma hai delle foto anche? Ma io dico, posso dirti la mia, Cruciani, senza che ti offendi? No, devi dire. Io ti stimo, ho seguito la tua carriera, eri perfetto e poi sei caduto anche tu. Con che cosa, scusa? Con la D'Urso. Ma che c'entra la Duzza? Ma è falso, è falso. Come te, può fare il collegamento con pomeriggio 5? No, ma abbi pazienza, scusa. Ma Fabrizio, scusa, adesso ti dico... Ma io ti voglio bene, cioè, ti sei... Ma sei andato per una vita a pomeriggio 5, adesso te la pigli con me perché vado una volta a pomeriggio 5 a promuovere la trasmissione. Ok, ti pagavano pomeriggio 5? Ma no, ma certo che no. Sì. Ma dovevamo lanciare la trasmissione. Io a parte lanciare, a non fare lo snob, non fare lo snob con pomeriggio 5 innanzitutto. No, non faccio lo snob perché io... Però tu dici che io non ci devo andare. Tu dici 5. Che io non ci devo andare. No, pomeriggio 5 è una bellissima trasmissione, che fa scelta, che parla di cronaca. Sì. Ovviamente poi sono le scelte della televisione. Può essere un po' trash, bene, ma funziona questa televisione. Come funziona Corona che lancia le mutande? Sì. Ma uno che fa un programma di intrattenimento intellettuale, politico, di società alta, se va in un programma di basso profilo, trash, diventa come lui, non sei credibile più agli occhi della gente. Però che fa... Fabrizio, il problema è avere un politico di alto,
sei un grande pubblico che poi ti rovina l'immagine. No, ma in parte hai ragione, ma il problema è un altro, che lì c'era un'operazione, adesso tra l'altro siamo anche in diretta su TG24, potrebbe essere sconveniente, ma noi siamo una casa di vetro, grande trasparenza, certo. Dunque diciamo tutto. Io, che non ho nessun atteggiamento snobistico nei confronti di Pomeriggio 5, sono andato, ma ho capito il tuo ragionamento, sono andato in quella trasmissione perché c'era un rapporto di collaborazione con Mediaset per lanciare questa trasmissione, per una settimana facciamo un piccolo lancio di un minuto, dopodiché c'è stata questa cosa che è successa con la D'Urso. Ma non sei stato a Pomeriggio 5 perché cosa secondo te? Perché magari non so, cioè non sono i rapporti sentimentali particolari. Ma secondo te? Ma tu che sai tutto, sai benissimo che questa storia non è vera, ci stai giocando sopra, ma sai benissimo che questa storia non è vera. Invece mi hanno detto di una tua storia con la signora Minetti, diciamo la verità, la signora Minetti. Mercoledì, giovedì? No, però non essere... io sono, mercoledì, giovedì? Cosa mercoledì, giovedì? È venerdì, è sabato. La Minetti, giovedì? Ma non lo sai, e dille tutte, no? No, non lo so, non lo so. Ma l'hai vista o no? La frequenti o no? La conosco, è una bellissima ragazza. Hai avuto una storia con lei? Ma cosa intendi per storia? Una storia d'amore, un rapporto. Allora, Luciani, ma tu dove vivi nel Medioevo? Ma io, figurati. Secondo te se uno fa una bella serata e poi magari beve una cosa, si va a casa, si fa l'amore, è una storia di sesso? E poi non ci chiesto cosa, come la giudicherei? E allora dillo, l'hai fatto? Ho fatto l'amore con la Minetti. Ma hai chiesto, hai avuto una storia d'amore? Ma no, che storia d'amore? Storia, ho detto, no, storia allora, d'amore, storia. Tu devi fare un'altra domanda, ci hai fatto l'amore? Beh, ho capito, ma non è che te lo posso chiedere così direttamente. Perché no, è la... storia d'amore o ci hai fatto l'amore? Vabbè, hai fatto l'amore con la Minetti? No. No, benissimo. Vabbè, tanto non me lo diresti. Ma torniamo a Giannino. Scusa, quel look ti piace? Ma io una volta, Giannino, posso dirti una cosa? Sì, che io stimo perché ho conosciuto bene. Perché è stato fidanzato con un'amica mia pure, che, molto, pure. Sì, che è una giornalista, sì. Allora una volta l'ho incontrato in un ristorante, non ricordo, ma ero con Belen, no? Sì. Se lo vedo solo al tavolo che fumava e beveva, e gli dico: come stai, Oscar, perché sei triste? Gli ho detto: sai, domani mi sposo. Scusa, ma domani ti sposa? Sei qua a un tavolo triste. Sì, non so se mia moglie viene. Allora lì ho capito che lui era veramente un genio. Perché tu l'hai mai sentito dire uno che dice: domani mi sposo, ma non so se mia moglie viene? Sì, perché è vero che c'era un piccolo casino là che io conosco, perché tu non mi chiami, per cui non queste cose. No, ma lo so, ho capito, ma Oscar Giannino può giusto finire sull'Oggi e sulle rubriche Panorama, certo, se non può avere una copertina di chi? Beh, che ne sai, guarda che ogni il mondo cambia, visto chi va. A meno che non si fidanza anche lui con la D'Urso. No, ma attenzione, ma vedendo quelli che sono finiti in copertina su chi adesso negli ultimi numeri, può finire in copertina su chi pure lui. Regina Elisabetta. Ma sai. Poi c'è stata Hillary Clinton. Ma lo sai che i vestiti. Colpo, si è passati a Balotelli la Fico. Colpo così. A proposito, ma c'è. Insomma, il mondo è schierato. L'Italia è schierata da una parte o dall'altra? Con Fico o con la Balotelli? Tu con chi stai? Con nessuno dei due. Sono tutte e due degli imbecilli. No, ma potevano stare attenti. Lui poteva stare attento. Fabri, poteva stare attento, signor Balotelli, quando fa l'amore con la signora Figo, no? Lì bisogna vedere una cosa. L'unica cosa vera che c'è da dire, a me mi dispiace, che poi la Figo la considero anche una brava ragazza, è che una non è che è incinta di 3 mesi, è giusto il giorno dopo che lui nella semifinale fa una doppietta, sì, tu annunci la notizia. No, dopo la finale l'ha detto, comunque. No, è vero, dopo la semifinale, hai ragione. Sì. Perché se l'avesse detto, se lo voleva aspettare la finale, magari voleva fare il colpo, non l'avrebbe detto, perché poi il boom era finito. Però non si fa. E quindi ve lo lascio a voi. Cioè, uno aspetta 3 mesi e mezzo, ma dillo 2 mesi prima, dillo all'inizio. Comunque, oggi ha detto... Questo fa 2 mesi sulle copertine di tutti i giornali. È la società dello spettacolo. Ma lo dici proprio tu, proprio tu. Ci fai la morale tu. Ma allora poi non andare, dice, silenzio stampa su Mario, non dico niente. Di quello che pensi, l'hai detto, allora prosegui, dillo, vai avanti con le dichiarazioni. Ma tu non ci credi? Prima lanci la mano, il sasso, e poi nascondi la mano, come fa Cruciani. Ma tu ci credi che è figlio suo? Sì. Nasce biondo. Senti, però può essere di Giannino. No, però sulla Minetti hai svicolato, hai fatto il paraguro, no, come no, si era dice. Io devo dire che io ho scelto la castità. Hai scelto la castità, sì, vabbè, hai scelto la castità. Vabbè, questa sì. È un'altra leggenda. Cioè. E Gesù è morto dal freddo. A parte che prima la Fico era vergine quando è entrata anche nel fratello. Sì, sicuro. Ma io sono invece incuriosito
dal rapporto tra Corona e Berlusconi, perché questo è interessante. Ma è un rapporto che c'è sempre stato, da anni che c'è. Ma no, cioè... ma mi incuriosisce adesso. Ah, posso fare una domanda? Parenzo, tu fai una cosa, un giorno vieni nel mio ufficio, ci sediamo, ci beviamo un caffè, cioè la gente ti considera molto intelligente, no? Non lo so. Questo. No, sì, sì, la gente ti considera intelligente, no? Non lo so. Questo. Vieni nel mio ufficio, ti bevi un caffè, poi torni a casa e dici, sai cosa penso di Corona e chiedi cosa pensi di Corona. Ma ha un sacco di pregiudizi, Parenzo, cioè che io mi sono tolto negli anni, ma non su di te in generale. Questi intellettuali borghesi, che sono borghesi, fanno i finti non borghesi, sì, hanno pregiudizi su tutta una parte del mondo dello spettacolo. Esatto, del mondo, esatto. Non sono gli intellettuali borghesi, a parte che tra i due parte del mondo dello spettacolo. Tu sei molto più borghese perché sei figlio di una grande famiglia, tuo padre è stato un grande giornalista, quindi cioè, tra i due chi ha voluto fare, diciamo, il figlio... Io mi sento un cane randagio di strada. Il figlio matto di una grande famiglia borghese è proprio la tua, invece. Comunque, allora, voglio chiedere a Fabrizio Corona una cosa, definitiva, però mi devi dire la verità, non le cose. Ho avuto una storia di qualche notte, di qualche giorno con la signora Minetti. Non c'è niente di male, tutta l'Italia ti invidierebbe, Già ti invidiano per la storia che hai avuto con Belen. Ma se sapessi tutte le donne che ho avuto mi inviderebbero. Adesso non adesso ho una, posso dirvi una cosa, ho un'amica speciale. E chi sarebbe? Questo non ve lo posso dire. Figurati. Ma se paghiamo 40.000 euro? Se pagate 65.000 euro e ci fate un pochettino di promozione, forse questa amica speciale ve la posso... Ce l'hai avuta, a parte che la Minetti l'hai trattata malissimo in questa intervista al Fatto, hai detto dovrebbe avere il coraggio Monti di colpire i partiti politici e la Minetti che prendono 10.000 euro, cioè l'hai trattata malissimo, prima ci va insieme, prima ci esci insieme e poi la tratti male. No, allora, siccome mi ha chiamato anche lei per questa cosa qua, io non ho detto la Minetti, sì, io ho detto che ci sono deputati europei, consiglieri. Allora chi l'ha detto, la Minetti? Scanzi? Ovviamente l'aveva detto Scanzi, ma la Minetti è una di queste. Scanzi. Non c'è solo la Minetti, ci sono anche quelle del PD, quelle del PDL, quelle del... Ma tu hai mai avuto la storia con una politica? Sì. Oh, nel frattempo Parenzo mi ha chiamato una persona molto vicina a Berlusconi. Sì. Che conosce bene Berlusconi, mi ha detto Fabrizio Corona è molto stimato dal presidente Berlusconi. Bene. Per la vita che fa, per la vita che fa, per le donne, per quello che dice, per come parla, per come sta stare in televisione, eccetera, eccetera. Certo. Mi ha confermato tutto, proprio negli intervalli, in questi minuti di intervallo, e mi ha detto anche è una casa di vetro. Non è giusto che lo dica. Va bene, facciamo così, lo diremo dopo le 20:50. No, lo dico dopo, oppure non lo dico nemmeno. La cosa voglio capire, Fabrizio, mi hai detto, sono stato con qualche politico, quante donne politiche che stanno attualmente in Parlamento o che sono state in Parlamento? Una molto famosa, però poi se dico questa Berlusconi casco al cuore. Ma è stata ministro? Sì. Cioè, mi stai dicendo che sei stato con Mara Carfagna? Inizia per M Inizia per la I. Inizia per la I? Sì. E chi è stato per la I? Chi è stato ministro con la I? Nessuno. La molto bella. Con la I nessuno? Vabbè, ci stai turlupinando, dai, ci stai raccontando. No, con la I? Con la I non inizia nessuno, mi sembra, il cognome. Topolino. Topolino. La con la I. La Iervolino, ma che c'è? Iervolino con la G, tra l'altro. vabbè, che c'è da ridere? Dai, scusa, su. Però Berlusconi, per esempio, con la Bindi esagerava Berlusconi, sono no? Ho stato con Rosy Bindi, dai. Sì, vabbè. Te lo giuro. Facile, dai, quindi. Dai, su, la gente non dice che sono bisessuale. No, questa pure tu con la Bindi, dai, come Berlusconi. Pure tu con la Bindi. Esagera. Perché bisogna fare battute sull'aspetto fisico delle persone? Scusa. No, hai ragione, non è giusto. Dai, questo non è da te, Hai perfettamente ragione. È vero che vivi e tu vivi sulla bellezza e quello va benissimo. Non è che No, non vivo più sulla bellezza, per me contano altre cose. Vabbè, ma conta anche quello, dai, su. Non più, basta, ho smesso di andare con le belle donne. Con chi vai adesso? Vado con le donne interessanti, intelligenti, carismatiche, magari anche un po' più grandi. Ma quanti soldi hai da parte? Pochissimi. Sì, figurati, non ci credo. Non ho un euro. Non ci credo. Il tesoretto, qual è? Secondo me c'hai i soldi legati con lo spago in contanti sotto il letto. Secondo me sì. Legati con lo spago in contanti sotto il letto me ne avrebbero già presi. Come? Perché vengono un giorno sì e un giorno no. Come Totò, ce l'hai da qualche parte, tipo Totò. Vengono un giorno sì, ma tanto ormai non me ne faccio niente.
Io non sono, io però non ci credo che tu non hai paura di andare in carcere se dovessero arrivare queste condanne Guarda, definitive. Te lo dico seriamente, no? Se vado in carcere per 5-6 anni, no? Appunto, sì, lo so. Okay. Siccome non lo dico per pararmi il culo, la via di fuga non l'ho mai pensata, perché io vivo in Italia, mi piace l'Italia, ho un figlio, qui sto bene. Sei sicuro che non avevi pensato a una via di no, fuga? No, mai, 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 mai. All'estero, assolutamente mai, ma non te lo dico per pararmi il culo, perché tanto ormai il passaporto me l'hanno sequestrato, c'ho la prevenzione, tra un po' c'è gli affidamenti, quindi bene o male l'avrei dovuto dire prima per evitare tutte queste cose. E superato il primo mese, poi vivi, comunque ti ambienti alla dimensione in cui vivi. Io sono convinto che se dovesse succedere questa cosa, che sarebbe scandalosa, allora magari farei delle cose, insomma. Beh, è scandaloso, è una condanna definitiva, magari, cioè tu la puoi contestare, per carità, va benissimo, io non sono di quelli che dicono le condanne definitive, cioè. Ascolta, io ti faccio soltanto un esempio, no? Nella legge, te lo faccio in breve perché poi non voglio usare questa trasmissione per difendermi, nella legge dei tribunali c'è scritto, la legge è uguale per tutti, estorsione è un reato che va da 3 a 6 anni, sì. L'estorsione prevede che se io vengo in radio e ti dico o dichiari delle cose che voglio io o ti brucio la radio, sì. Questa è un'estorsione. Io ho preso in 9 casi di Vallettopoli una sentenza definitiva di un anno, sì. Un anno. La sentenza di Torino, che doveva essere cumulativa, quindi affiancata a quelle a tutti gli altri casi, ok, Trezeguet non si è costituito parte civile. Trezeguet sul banco degli imputati ha detto che non le ho fatto in estorsione. In primo grado sono stato assolto. Quando Trezeguet in appello, che avevo preso 3 anni e 4 mesi, ha dichiarato, sì, che lui non aveva subito un'estorsione, non si è costituito parte civile, mi hanno dato 5 anni. Sì, no, ma quella è la sola storia. E ti sembra possibile? Ma sì, ma la giustizia italiana è fatta di... Ma di, a te di, ti di... sembra possibile? Cioè dimmi, sta in cielo in non terra. Ho letto le carte, non lo so, non te lo posso dire, io non ho letto... Qual è stata la motivazione? Corona non aveva il diritto di fotografare Trezeguet, 5 anni. E Schettino è fuori. Vabbè, adesso questo... Erika, che ha ucciso 2 persone, si è fatta 7 anni. Vado avanti? Ancora c'è la Cassazione, eh? Ancora, per quello che ti riguarda, avanti. Ancora c'è la Cassazione. C'è la Cassazione, può darsi che ne sai, no? Ma che ne pensi dei politici come la Melandri, che negano di essere stati da Briatore, si vergognano un po' del lusso? Che siano vergognoso, perché ognuno si deve prendere le proprie responsabilità, e frequentare un certo tipo di ambiente non fa male. Oggi l'immagine pubblica serve a prendere voti in politica, e in politica non contano le leggi o quello che tu promuovi, contano i voti. Allora, prima di andare a fare il tuo lavoro devi prenderti i voti, e chiunque fa l'imprenditore o vuole fare il politico, vuole arrivare, perché vuole arrivare a comandare, tra virgolette, sì, per migliorare o per gestire le proprie cose, deve mirare il proprio obiettivo. L'obiettivo è prendere i voti, devi essere disposto a tutto, se no stai a casa. Beh, a tutto. E mettiti a letto. A tutto. Come disposti a tutto? La morale di colleghi. Io posso dirti una cosa, che tu nella tua carriera, se ti arriveranno delle proposte interessanti, sì, scenderai in patto col diavolo come ho fatto io. Ma non lo so, dipende. Ma dipende, tu, che ma dipende il diavolo che sembianze ha. Ma mica tutti hanno la soglia della moralità. Ma che c'entra la moralità adesso? Ognuno è la moralità, è... È la voglia di andare, è l'ambizione, è come scegli. Cioè, io per dirti che in questi mesi che rischio il carcere, magari sì, ma... potrei fare in questi 3, 4, 5 mesi, potrei andarmi in vacanza, perché posso stare al mare ma rientrare nuove, potrei passarmi le mie giornate a fare le cose che mi piacciono, invece lavoro 24 ore su 24, perché è la mia perversione mentale. Perché hai ancora fame. No, perché quello che io sono nato per questo, e morirò per questo, cioè mi sono giocato tutte le mie storie d'amore per questo. Ma, come ti immagini tra 10 anni? Tra 10 anni, Corona tra 10, 15, 20 anni? Tra 20 anni. Come ti immagini tra 20 anni? Presidente del Consiglio. Sì, vabbè, dai. Beh, questo può essere, visto quello che accade in Italia. Scusa un attimo, ma una bella lista Corona. Sai che adesso c'è Sgarbi che fa la lista della rivoluzione, forse altro. Quanto può valere? Se io faccio una lista, prendo almeno 40.000 voti, le prendo tutti. 40.000 sono pochi, però. Il primo giorno. Ah, beh, ho capito, no, ma quanto pigli? Quanto pensi di vincere, di prendere con una lista? Almeno altri 180. Vinco. Lista Corona, lista Corona. Ma chi metteresti? Non mi dire che Berlusconi, ma Berlusconi ci ha pensato. Sai quale sarebbe il simbolo della lista Corona? Quale? E se sei intelligente lo dici. Non mi dire no, quello no. La farfallina. Bravo Parenzo! La farfallina, Parenzo, il simbolo della lista Corona. Ma ho immaginato, perché tu hai già, siccome sei un non vero, mi dire che Berlusconi... sei un vero figlio di puttana, e lo dico con affetto, Fabrizio Corona è un vero, grande, nostro figlio di puttana, come direbbe Borghese. Noi abbiamo i nostri figli di puttana, e tu sei il nostro figlio di puttana, cara Corona. Hai registrato il marchio della farfallina. Lì è un'operazione geniale, certo. Perché sei un mostro. Tornando all'inizio, 4 licenze.
No, tra l'altro, la roba sei un mostro, sei il nostro figlio di puttana. No, tra l'altro, essendo il nostro figlio di puttana, come dice l'amico Borghezio, non su Corona, ma su se stesso, la roba di Sanremo ha rivelato che è stata tutta un po' costruita. Però il vero figlio di puttana dovrebbe dire: io ho avuto una storia con la Minetti, perché alla fine... Ma con questa Minetti? Ma ce la vuoi smettere questa poverina, dai? Cioè, non lo so. Perché poverina? Perché in un momento... Poverina non mi pare proprio, guarda. Cioè, adesso... Tutto si può dire tra sono altri, poverini, dai, su, sono altri poverini. Senti, ma tu che sai tutto, quanti politici omosessuali ci sono, secondo te, in Parlamento? No, tantissimi. Sì, tantissimi, alcuni colti nel fatto, con foto, cose... Il 60% sono omosessuali. Ma vai, vabbè, dai, su, non fare il cecchi paone della situazione, non fare come cecchi paone, eh. Vabbè, allora fammi dei nomi, ti dico sì o no. Poi però se ti querelano ti prendo le querele. No, che facciamo dei nomi? Qui i nomi, falli te i nomi, scusa. Ma tu mi dici i nomi, io ti faccio con dei colpi di tosse sì o no. Vabbè, sì, i nomi, mo adesso i nomi. Formigoni. Cicchitto. No, Formigoni. No, Formigoni. Che vuol dire? Scusa, aspetta che mi ha dato di traverso una cosa che stavo mangiando, scusa. Vabbè, basta. Ma io ho cercato ovunque la camicia di Formigoni. Quale? Quale? Quella hawaiana. Ne ha tante. No, ci sono le hawaiane, ma soprattutto quelle a fiori. E io ti dico che ho fatto apposta, anzi se tu lo conosci, perché io non lo conosco, gliel'ho chiesto anche alla Minetti. Sì. Volevo fare una camicia con le farfalle. Ah beh, quella è buona. Vedi? Se la poteva mettere in Parlamento oppure il Consiglio regionale quando poi emanava tutto quanto le sue leggi. Cioè volevi far fare la pubblicità delle farfalline a Formigoni, questa è la realtà. Assolutamente sì, e lui sarebbe il testimone perfetto. Dai, adesso dici la verità, qualche foto nel cassetto ce l'hai lì pronta? Ma fuori. Che foto? No, ragazzi, le foto nel cassetto le ho buttate tutte perché le foto nel cassetto mi hanno rovinato la vita purtroppo. Questa è la verità, ecco, questa è una cosa triste, ma ve la dico, me le foto nel cassetto, mi hanno rovinato. Dimmi però la verità, Berlusconi ti ha chiesto di fare qualche lista, qualche cosa, no, per carità? No. Ma dimmi una cosa che vi dite, un argomento di cui parlate, oltre di donne parlate, di donne? Beh sì, per forza. No, di donne no, perché io non sono la persona con cui parlare di donne, poi magari ne parlerà, ma con me parliamo di politica anche, lui mi racconta le cose, il governo, io mi ascolto, imparo. Devo dirti la verità, che non prendetevi per pazzo, ma quando io lo sento parlare e sono uno che si stufa dopo 3 secondi di tutto, lui lo ascolto e anche se ha 70 anni, ne ha passate i costi di crude, tutto quello che dice è intelligente. Pure tu sei affascinato da Berlusconi quando parla. Purtroppo sì, purtroppo devo dire di sì. Ma chi è più intelligente? Corona? Cioè chi è più geniale? Corona o Berlusconi? Ma io sono un genio artistico, lui è più un genio imprenditoriale, più matematico, più organizzativo. Io sono un genio artistico, che vuol dire che c'è genialità mischiata a follia, perché tutti i grandi artisti c'è genio dentro la testa. Sai che avete in comune? La genialità mi fa fare le belle cose, la follia me le fa distruggere. Ma sai che cosa avete in comune? Grandi problemi con la giustizia, non c'è niente da fare. Aspetta, siamo gli unici due che sono andati contro la magistratura. Insomma, adesso tu contro la magistratura. Adesso. Lui ha un contenzioso così. Tu hai qualche cazzata l'hai fatta, dai, su. Io non sono uno che sono il signor nessuno, mentre rischiavo 7 anni di carcere ho sempre detto quello che pensavo. Quando i miei avvocati mi hanno detto di stare zitto e starmene a cuccia, che molte cose sarebbero sistemate. Ma se io mi sento innocente o penso delle cose, mi invitano alle trasmissioni, non vado per dire quello che vogliono loro, vado per dire quello che penso. Per guadagnare i soldi soprattutto. Anche, ma i soldi si fanno, se qualcuno ti paga significa che evidentemente... Te l'ho detto, guarda, è immorale la roba di Schettino. Ma che immorale? Immorale, però funziona e segue le regole del mercato. Appunto. Ma tu dici che è immorale, come fai a dire che è immorale tu? Nel senso che tu dici, ok, la gente dice, ok, la Rai, Mediaset, un settimanale, un quotidiano, paga Schettino. Bene, ma quel purtroppo Schettino oggi... la gente è attirata dallo Schettino della situazione. Ma bisogna vedere, poi vediamo gli ascolti stasera, se è attirata veramente da Schettino. Sono sicuro che sarà così. Senti, un'ultima cosa, ma il caso di Sara Tommasi che caso è? Un caso di drammatico? Io penso, questo te lo dico seriamente col cuore, Sara Tommasi la conosco da 15 anni. Sì. Era una brava ragazza che era fidanzata con un ragazzo molto serio, che tra parenti è stato fidanzato 3 anni con la Minetti. Di buona famiglia a Milano, studiava economia e commercio. Ai tempi che studiava economia e commercio a Bocconi, se tu gli proponevi dei lavori più o meno trash, lei ti diceva di no. E che è successo poi? Poi, secondo me, ha avuto una crisi, oppure si dice che abbia preso convinta da persone delle droghe un pochettino strane, te lo dico seriamente questo, perché abbia bruciato il cervello. E oggi il suo cervello non c'è più, è stata presa purtroppo da una brutta malattia che... Penso che sia una malattia mentale, che può essere una bipolarità, più da un fatto che è diventata anche un po' linfoma, legata alle insicurezze, ed è una malata, purtroppo, ma è una malata.
perché se oggi lei viene alla Zanzara, quanti siete lì in questo momento? Siete 22? No, già fatto, guarda, già fatto. Ma ci prova col, con quello di 600 kg, con quello di 80 anni, con quello di 15 anni, con te, con chiunque, perché purtroppo ha questa deformazione qua, che è malato. E dunque chi fa un film con lei, che sono dei criminali? Sarà stata con 5.000 uomini nell'ultimo mese. Dici? Ma... E chi fa qualcosa con lei, film, eccetera, è un approfittatore. Io sinceramente chi se la fa, a me mi fa veramente una pena e una tristezza, perché è come approfittare di uno in carrozzella o di un malato. Quindi io mi riferisco anche artisti, persone famose in passato che ci sono andati, sono veramente vergognosi. Poi i giornali hanno scritto tutta una storia, sono assolutamente cazzate, tutto quello, però chi è andato con la Tommasi, io vi faccio un annuncio, chi va con la Tommasi ed è convinto di essere figo, perché se la Tommasi è il più grande sfigato che esista sulla faccia della terra, anzi se lo vedo gli do anche due schiaffi. Ma sono sciacalli quelli che hanno fatto il film con lei? Ma no, non sono sciacalli, purtroppo sai, questi vedono un personaggio assetato di soldi, questi sono ovviamente se beh, allora dillo. Vedi che anche tu hai un'asticella. Ma certo, tira fuori la tua moralità, la tua etica. In questo caso, ascolta, io la mia moralità non ce l'ho contro i potenti che usano il loro potere per fare del male, allora li vado contro le persone inerme. Io non sono mai stato immorale contro le persone inerme. Beh, allora come li giudichi questi allora che hanno fatto? Fa schifo fare un film con la Tommasi, è vergognoso chi ha usato la Tommasi per fare soldi, dillo, non è che la tua immagine ti scalfisce. Assolutamente è vergognoso usare la Tommasi per fare soldi. Bravo, assolutamente. Senti, ti abbraccio, a presto. Oh, Cruciani, ti invito a cena settimana prossima. Va bene. C'è un ristorante sul Monumentale? Sì. Bellissimo, lì ci sono i trans. Poi dopo finito da mangiare facciamo un giro lì. Sì, ma non puoi uscire dopo le 9, che dici? Dove? Facciamo un giro dove? Ciao, ciao.